E siamo partiti, è iniziata Clivense Caldiero, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie D. Un Caldiero che appunto quest'oggi ritrova in difesa il terzino Turano dopo le due giornate di squalifica. L'altro rientro poi importante anche quello di Baldani al centro della difesa. Baldani classe 2000 che veniva da un infortunio, altro quindi recupero importante. Attenzione a questo pallone che va sul secondo palo, la traversa centrata da Arma. Il primo spauracchio qui da parte degli ospiti del Caldiero. Da centrocampo trio formato da Filiciotto, Furini e Mondini. Riprova la Clivense nel frattempo, il pallone di Diallo che qui chiama anche una deviazione. Prova a mandare in profondità a Diallo, sono le sue palle questo, attenzione, Diallo resiste, il tiro! E c'è il gol, ma è tutto fermo. Guidone che riparte qui da Zerbato, che ci arriva, va da Arma. Pallone largo. Kocic chiude con il brivido, attenzione perché il pallone poi non arriva a Saccon, è costretto a uscire, poi indietreggia verso la propria porta, pallone dentro, Arma che si scontra con il compagno. Clivense si è salvata in qualche modo sulla battuta qui Kocic e Osorio, uno col destro, uno con il mancino. Diallo disturbare in barriera, si allontana Kocic, allora andrà Osorio, la battuta di Osorio, pallone centrale, para a terra Cuchi. Vediamo quanto può far male la Clivense da calcio piazzato. Danieli, pallone dentro, e ha fatto male la Clivense, ha fatto male Sheriff Diallo, è tornato lo sceriffo ed è tornato con il gol, la Clivense avanti, Clivense 1 Caldiero 0. Allora Danieli per fare il bis, pallone dentro, è arrivato il bis e l'ha servito Nicola Danieli, ma che Eurogol ha fatto, direttamente dalla bandierina, direttamente da casa sua, il numero 21, batte così Cuchi e porta avanti la Clivense 2-0. Un primo. E arriva qui il duplice fischio del direttore di gara, come duplice è il vantaggio della Clivense. È iniziato il secondo tempo fra Clivense e Caldiero, con la Clivense avanti 2-0, diciamo appunto verso Zerbato, uno contro uno con Polo, prova a girarsi Zerbato, pallone che rimane lì, attenzione, un rimpallo uno dopo l'altro, Saccon è provvidenziale a murare tutto, poi ancora il pallone e allontana la difesa, prima grandissimo intervento da parte di Momodou e poi Saccon, uno contro uno con Kocic sul sinistro, poi Arma, il pallone che passa e poi il tiro, la deviazione e poi Polo, Momodou di testa, Amo, pallone che passa, poi Bitene prova ad andare via, Saccon in allungo a anticipare, allora bisogna per Colferai, campo di spazio, un 2 contro 2, Colferai, il tiro e la palla che finisce fuori di poco, anche scivolando. Ottimo quello sputo di Poletto, pallone dentro, dove arriva a centrare il tiro di Guidone, di Mancino di prima, non trova però lo specchio, pallone dentro, attenzione, pallone che passa, la finta e poi il gol, attenzione, il Caldiero trova la rete e la Clivense vince 2-1.